forse hanno paura che diciamo verità scomode, forse hanno paura che noi un anno e mezzo fa abbiamo detto quello che adesso un'indagine giudiziaria sta facendo venire fuori in Basilicata. La Basilicata è una piccola parte di quello che ho denunciato un anno e mezzo fa io sull'articolo 33 e noi come amministrazione. Ci siamo assunti la responsabilità di dire cose molto forti. E se vi andate a vedere le registrazioni, io dissi un anno e mezzo fa, mi auguro che ci sia qualcuno che indaghi su come è stato scritto l'articolo 33 su Bagnoli. Una delle più grandi operazioni di opacità istituzionale che abbia mai visto attraverso legge ordinaria, una commistione vergognosa tra presunto interesse pubblico e ben individuati interessi privati. Da un anno e mezzo che lo diciamo, è da un anno e mezzo. Adesso io leggo che in Basilicata hanno scoperto che lo sblocca Italia è stato oggetto evidentemente di un intervento e una commissione tra il governo della Repubblica Italiana e persone che avevano interessi ben individuati, guarda caso nel petrolio, guarda caso nelle trivelle. Renzi fa lo sblocca Italia e noi abbiamo criticato lo sblocca Italia perché noi vogliamo un'altra Italia, non l'Italia che distrugge il territorio, che massacra l'ambiente, che distrugge il paesaggio, che crea oligarchie. Nella nostra città stiamo cercando di diffondere energie preservando il territorio.